Partecipiamo con attenzione, facciamo nostri migliori auguri ai suoi neo incaricati, il capogruppo Danno e il capogruppo Bonavetta. E ovviamente c'è un'altra riunione di partito in corso, quella dell'Unione di Centro, dove ci sta, ma anche lì c'è una comunicazione, poi c'è la vertiglia, domani ci sarà una nuova comunicazione. E poi ci sta anche, come dire, chiosa, diciamo, di questa riunione di maggioranza, ovviamente del capogruppo, del compromesso amico, fratello, quale tra dei film che è fondamentale. Però avevi incontrato, come indicato dall'altro di recente, e la tua attenzione, che io sempre riconosciuto nel mandare anche in quel periodo, tra l'altro io pensavo che apprezzo ancora diciamo, la tua attenzione verso la vicenda politica. In questa riunione di partito è emerso un dato che va un po' in contrasto e anche diventa anche, penso, insomma, una cosa, diciamo, abusiva da ricordare, che un membro dello staff del sindaco, quando ho capito, ha convocato una riunione di partito. Io capisco che ora il Consiglio Comunale diventa una riunione di partito, quindi giustamente è legittimo che un membro dello staff pagato dai cittadini debba poi svolgere anche la funzione di convocare il partito che poi è il Consiglio Comunale. E questo io mi aspettavo che tu lo stigmatizzassi come comportamento, proprio perché so quanto sei attento a, diciamo, all'uso e a modo spreco del denaro pubblico, e questo a mio avviso può entrare nella fattispecie dello spreco. E come dite, fa bene Ludovico ad incentivare la discussione, a prescindere dalla mia premessa che è palesemente satirica, diciamo. Va bene, diciamo, il consigliere Russo fuori dal microfono a stimolare il dibattito pubblico, dibattito, scusami, dell'ordine del gioco del Consiglio. Però vedete, lo dico anche a Ludovico, quindi noi assistiamo, dico, a uno scenario veramente impietoso, dove la PDL si frammenta, l'UDC non si frammenta perché c'è solo un UDC che è quello lì, ma c'è chi poi dice che anche lui è l'UDC, e quindi c'è solo una soluzione, uno sbocco politico che, diciamo, come dire, consente il superamento diciamo, delle crisi all'interno dei partiti, quali ringraziamoci per il fatto vendere partecipa, dai, il prossimo Consiglio Comunale facciamo una riunione del Partito Democratico, però dai, anche noi diciamo quali sono i nostri problemi, anche per quattro dici, e se no con una differenza, lo vedete, che io fortunatamente dico, non esprimo il capo anche della maggioranza che dovrebbe governare la città. Cioè io posso avere dei problemi all'interno di partito e torno a livello, facciamo una convocazione con prima del Partito Democratico, la prossima. Però voi avete un'aggravante, siete anche maggioranza di questa amministrazione e esprimete, come dire, anche contro la vostra volontà, evidentemente, il capo di questa maggioranza. E onestamente, insomma, ormai è sotto gli occhi di tutti che non costituisce il capo di nulla, perché parlare in maggioranza oggi è ancora più difficile di ieri, è ancora più difficile nel momento dell'insediamento. Cioè, nata come minoranza, diventa maggioranza, ritorna minoranza, riprende ad essere minoranza della maggioranza, oggi non sono manco più tecnici, siete un gruppo di consiglieri comunali che a ogni costo, evidentemente, volete salvaguardare, non la vostra fortuna, perché è un grande stima di voi. Ma probabilmente, tra l'altro, per il caso dato, so quanto, diciamo, è sempre disponibile ad accontrare le fortune utili, quindi su questo non conto. Il punto qual è? È che oggi c'è la necessità, mi avviso, di far abbandonare a Stefano Ferrara la poltrona sua. Cioè, voi dovreste in qualche modo, io sono stato in difficoltà di avere prendere anche.
sappiamo anche i mesi di quali sono, non più con le dimissioni da notaio, perché anche quelle noi sappiamo qual è il situazione, ma evidentemente, visto che noi abbiamo, diciamo, un documento che dobbiamo approvare, basterà lasciare demandare, evidentemente, anche nel bene della città, questo impegno al commissario preventivo per questo sindaco che sta parlando.